Iscriviti ai canali Blue Voice Live e Rubrica Dialoghi di Claudia Marcelli. Attiva la campanellina per ricevere le notifiche e abbonati se vuoi vedere video senza pubblicità. Buona visione! La psicologia dei numeri ci rivela la loro azione nell'universo, il carattere e l'origine di questa azione. Conoscenza che può condurre il suo possessore all'uso effettivo della potenza poco conosciuta racchiusa nei numeri. È l'essenza di Shemanforash e della chiave veramente pratica della Kabbalah. È il punto che deve restare per sempre chiuso ai profani e ai profanatori. Se si conosce il numero di ogni facoltà umana, si può agire su questa facoltà via via che si agisce sull'essere numero corrispondente. Il tarocco e il tema astrologico sono delle applicazioni reali di queste conoscenze. Per questo studio non possiamo far meglio che riprodurre un magistrale lavoro di Barlet che tratta la questione sotto l'aspetto ontologico e puramente iniziatico. Questo studio si intitola I numeri. Il numero è un linguaggio, quello proprio a ciò che la filosofia chiama ontologia o scienza dell'essere. Il suo alfabeto è la serie dei 9 primi numeri completata dallo zero. Per comprendere questa definizione e questo alfabeto, occorre risalire fino alla nozione dell'essere che il numero deve raccontare. L'essere in sé non ha né forma né limite, è l'infinito. Per la concezione del nostro mondo reale, l'infinito è doppio, infinitamente grande, come lo spazio celeste che si estende intorno a noi, ed infinitamente piccolo, come il punto matematico che realizziamo con le nostre punte perfette, ovvero con l'intersezione di 3 piani concorrenti. Dunque, possiamo rappresentarcelo materialmente e realmente nella sua doppia concezione come un punto matematico nello spazio infinito. È l'immagine che ne dava Pitagora e che Pascal ha ripetuto nella sua celebre formula. Solamente occorre aggiungere che questo punto matematico non è il nulla. Dobbiamo figurarcelo come la condensazione estrema di tutto l'universo, riunente in sé di conseguenza tutta l'energia che vi è attribuita, di qualsiasi natura sia. È la potenzialità totale, l'onnipotenza di agire. Nemmeno lo spazio è il nulla, è una realtà. E forse è la più certa e la più innegabile per noi. È la ogni impotenza di fare, è il vuoto, l'essere ridotto alla sola facoltà di contenere, di ricevere. Quindi è la potenza d'essere. Il punto e lo spazio sono inseparabili. Occorre bene che il punto sia in qualche parte, sotto pena di non essere. È vero che possiamo, al contrario, concepire come una realtà così tangibile l'onnipotenza diffusa nello spazio infinito e di conseguenza annullata a vantaggio di questo. Allora le parti sono rovesciate. L'onnipotenza è diventata ogni impotenza con la sola facoltà di essere condensata. E lo spazio è diventato l'onnipotenza di condensare, di ridurre, di annullare il tutto che contiene, di ritornare al vuoto, di annullare la manifestazione di potenza, in una parola, l'onniresistenza.
ma qualunque sia delle due concezioni quella che si adatta, essa ci definisce sempre l'essere assoluto come la dualità dell'infinitamente piccolo immerso nell'infinitamente grande. È la sola concezione possibile per noi, perché siamo racchiusi nel mondo reale, in cui tutto è duale. E ciascuno dei due infiniti ci appare doppio. Infinito in potenza se è nullo in spazio e reciprocamente, o il rovescio se la potenza riempie lo spazio. Così l'assoluto non è ciò che chiamiamo essere. L'assoluto non c'è concepibile che per i suoi due poli. Non sappiamo di lui niente di più. Ciò che noi ordinariamente chiamiamo un essere è la combinazione di questi due poli, zero e l'infinito. Infatti tutti conoscono la dimostrazione matematica che riassume la formula zero per infinito è uguale ad uno. Un numero qualsiasi, una realtà qualunque, individuale, è il prodotto di zero per l'infinito. Estendendo questa nozione fino a questi limiti estremi, chiamiamo l'essere per eccellenza il massimo di questo individuo e il non essere il suo minimo, cioè i due valori della quantità reale che arrivano a contatto dei poli dell'assoluto. L'espressione non essere non significa il nulla o impossibile, ma al contrario ciò che, non essendo ancora, è in potenza di essere. In quanto al nulla, propriamente detto, è per noi una concezione così impossibile come quella dell'assoluto, se non più, addirittura, ancora più impossibile. Al di sopra di tutto ci sono tre numeri essenziali, l'infinito, zero ed uno, loro prodotto. Lasciamo da parte i primi due, perché ora ci occuperemo solo dell'ultimo. Andiamo a trovare in esso, nell'uno, la sorgente di tutti i numeri o esseri individuali.